Sono Matteo Grazzolla, dell'azienda Melchiori. Melchiori è un'azienda nata nel 94, su idea dei miei genitori, Alberto e Lucia, che hanno iniziato a trasformare le mele per creare prodotti naturali. Quindi all'inizio è stato proprio l'aceto di mela a spingere mio padre a investire in questo settore, in quanto vedeva che arrivava dall'estero. E lui ha detto: ma siamo in Val di Non, abbiamo tante mele, vabbè, facciamo l'aceto di mele. Dopo qualche anno però si è accorto che con l'aceto, cioè, andava bene, però era bello affiancare anche un succo di mela, e da lì ha iniziato a installare presse, impianti e si è allargata la gamma a succhi, aceti, balsamici di mela e anche altri succhi, arricchiti, magari succhi di mela arricchiti con altra frutta, insomma. Subito dopo è stato poi fatto anche il sidro, che è un prodotto fermentato di frutta, che viene fatto principalmente con le mele, e accorgendoci anche in questo caso di avere impianti molto simili alla birra, abbiamo detto: ma la birra comunque è un prodotto che è interessante, è molto vario, anche sul mercato stava avendo negli anni, in quegli anni lì, negli anni insomma nel 2010, 2012, noi abbiamo iniziato nel 2013 a fare birra, ma lì, ho iniziato a pensare alla birra nel 2010, 2011, c'era comunque questo grande fermento di birra, quindi abbiamo detto: dai, proviamoci, no? Abbiamo messo un piccolo impianto di 10 ettolitri, che è ancora quello attualmente, comunque, però insomma le quantità sono aumentate. E da lì abbiamo iniziato a fare queste birre, ovviamente artigianali e sempre attingendo possibilmente alle materie prime del territorio. Infatti il luppolo lo acquistiamo quasi tutto qua in Val di Non, dove nel 2015 ho fatto un accordo con un agricoltore che ha piantato proprio un luppoletto apposta per noi, quindi tutto quello che produce lui ce lo dà a noi. E invece per il malto, quello purtroppo cioè lo dobbiamo acquistare perché il Trentino, essendo con quote troppo alte, non riesce a produrre l'orzo, non riesce a produrre l'orzo da birra, ma neanche l'orzo da consumo, insomma, quindi c'è quel problema là. Anche per quanto riguarda la mela, ovviamente noi ci approvvigioniamo in Trentino, non solo in Val di Non, in tutto il Trentino, quindi provincia di Trento e provincia di Bolzano. Ecco, e come birre abbiamo in gamma una varietà interessante, secondo me, perché passiamo dalla bionda alla Weizen, abbiamo anche delle birre lupolate, quindi in dry hopping, come possono essere la Tovelleico, l'America, e poi abbiamo anche una birra proprio 100% malto luppolo trentino, perché in questo caso qua usiamo l'orzo non maltato, quindi ne compriamo una parte da degli agricoltori di orzo, il luppolo ce l'abbiamo già, invece l'orzo riusciamo a acquistarlo dagli agricoltori. Non riusciamo a maltarlo perché sono quantità troppo piccole, però riusciamo a ottenere una birra interessante con un'aggiunta di miele, sempre Trentino ovviamente, sempre di zona, e abbiamo questa birra che è marchio qualità Trentino, che oltretutto è l'unica birra col marchio qualità in Trentino, perché siamo gli unici produttori che sono riusciti a fare una birra 100%. 100% Trentina e quindi poter avere il marchio qualità Trentino. Che il marchio qualità Trentino comunque è un marchio importante perché dà una certificazione di territorialità, quindi proprio definisce una provenienza proprio delle materie prime, devono essere del territorio. Ecco, e oltre a queste birre, tutti questi prodotti, insomma, stiamo sviluppando altre ricette. Sempre sulle birre, l'ultima che abbiamo provato a fare è stata anche col bergamotto. Dopo sono tutti dei test un po' interni anche per cercare di innovare il più possibile, no? E forse la novità magari più grande che abbiamo fatto negli ultimi anni è stato fare la birra Predaia. Birra
Birra Predaia, che è una birra microfiltrata e non pastorizzata. Ecco, però è molto interessante perché appare come una birra proprio limpida, quindi è limpida, però mantiene tutte le caratteristiche organolettiche, non essendo pastorizzata, però è microfiltrata, quindi anche come shelf life, come garanzie di prodotto sul consumo a lungo termine, diciamo, riesce a dare delle garanzie molto interessanti, se ovviamente la facciamo sia nel mezzo litro che nel 33 che in fusti. Il fusto è una bella cosa perché comunque la birra, secondo me, dà il meglio di sé nel fusto. La bottiglia è comoda, però il fusto dà un po' il meglio di sé, la birra. Grazie a mia mamma, soprattutto, nel più o meno 10 anni fa, abbiamo investito anche in un ristorante che abbiamo all'interno dell'azienda. Quindi noi abbiamo la nostra struttura produttiva, dove abbiamo anche un ristorante proprio aziendale, dove proponiamo tutti i piatti tipici trentini principalmente, però collegati, o meglio, ideati sulle ricette dei prodotti. Quindi abbiamo, non so, il tiramisù, che è un tiramisù alla birra, poi abbiamo dei piatti fatti col sidro, quindi invece che usare il vino usiamo il sidro, lo stinco col sidro facciamo, per esempio. E anche questo è un bel punto di contatto col pubblico, perché in questo modo riusciamo a collegarci con i nostri clienti e avere anche una risposta immediata sull'assaggio, sulla proposta che facciamo, e riusciamo a fare visite guidate e allo stesso tempo anche avere un punto vendita dove uno può venire a acquistare il prodotto.